Ciao amici FonBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi parliamo di cuffie. Devo ringraziare Ludos per avermi inviato le ottime Ludos Turbo. In passato ho provato le Clamor, ho provato le Ultra e oggi è il giorno delle Turbo. Cuffie anche questa volta dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, ma scopriamolo insieme dopo avervi lanciato la sigla. Le cuffie ci arriveranno con l'immancabile confezione Ludos che già abbiamo imparato a conoscere nei modelli precedenti in alluminio, quindi un'ottima scatoletta in alluminio che, ragazzi, io vi dico sempre che adopero per portare chiavette, per portare micro sim, vitine, per conservare tutti questi piccoli oggetti, perché le cuffie io le conservo nel sacchettino sempre in confezione, un bel sacchettino retato che permetterà di portare comodamente le nostre cuffiette in giro. All'interno troviamo sempre le nostre cuffie nelle varie colorazioni, gommini memory foam preapplicati, altri gommini di ricambio e un piccolo adesivo Ludos. Anche in questo caso con le Turbo Ludos mantiene un ottimo rapporto qualità-prezzo, infatti si riesce tranquillamente a fruire di tutti i contenuti multimediali senza il minimo problema. L'ascolto di Spotify, Amazon Prime Video, di telefonate è davvero, ragazzi, ben fatto. Rispetto ai modelli precedenti abbiamo un filino meno di basso, ma abbiamo uno spettro sonoro più omogeneo, nel senso che appunto non spinge tantissimo sui bassi queste cuffie rispetto magari al modello Ultra, che avevano un basso più poderoso, ma si indirizzano su un utilizzo più omogeneo. Praticamente si può fare tutto. La cuffietta è costruita in alluminio, leggerissime, hanno una piccola curvatura che aiuterà la stabilità all'interno del nostro padiglione auricolare, quindi non ci darà neanche problemi, un effetto tappo fastidioso. Sono molto comode e non sono mai scivolate fuori dalle mie orecchie. Abbiamo il cavo bello intrecciato in questa specie di plastica di nylon molto resistente, gommini memory foam, ma se non vi piacciono ci sono comunque gli altri gommini per in confezione per poterli cambiare. Abbiamo un telecomandino in plastica, quindi senza l'alluminio magari rispetto al modello precedente, con un singolo tastino, non permetterà la regolazione del volume. Il cavo è sufficientemente lungo, oltre un metro, e lo spinotto di collegamento al nostro dispositivo, tablet o telefoni o lettori MP3 che siano, è veramente ben fatto, con tutto l'aggancio in metallo. Amici FonBlog Italia, siamo giunti alle conclusioni di questa recensione. Vi ho parlato un pochettino delle nuove Ludos Turbo, vi ho fatto sentire anche come si sentono, come emettono il suono, anche se da microfono non è la stessa cosa di quando le utilizziamo direttamente nelle orecchie, ma loro mi sono piaciute sia per il classico ottimo rapporto qualità-prezzo che Ludos ci ha abituato nel tempo, ma mi sono piaciute anche perché sono un filino più piccine, un pochino più leggere rispetto al modello Turbo, calzano davvero bene il nostro padiglione auricolare e sono resistentissime, ragazzi, gli si danno degli strattoni o io li strattono spesso e nessuna Ludos né queste né i modelli precedenti si sono mai danneggiate.
tantissime, ma tantissime belle, fresche colorazioni disponibili all'acquisto. Mi piacciono questi abbinamenti di colori, il verde e il nero, il rosso con il gommino in foam rosso, quelle blue clean, le bianche, la nuova colorazione oro, argento, insomma, con le Ludos, con queste nuove Ludos Turbo, davvero ragazzi, ce n'è per tutti i gusti. Io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video se siete appunto interessati all'acquisto delle nuove cuffiettine low cost di Ludos, e vi lascio anche il link all'acquisto della nuova colorazione bellissima bianca delle Ludos Clamor. Ragazzi, spolliciate, qualora il video vi fosse piaciuto venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social. Mi raccomando, tech.offerte per tutte le offerte su Telegram, codici sconto snocciolate per voi quotidianamente. Iscrivetevi al canale, date un'occhiata a tutti i miei canali e siti partner. Un salutone a tutti e vi ricordo che stanno arrivando interessantissime novità. Ciao!